Si moltiplicano gli appuntamenti elettorali, l'esercito di candidati a sindaco e consiglieri va a caccia del consenso. In queste ore esplode il caso nomine scrutatori, che la legge affida ad una commissione, composta dal sindaco Foti e da tre consiglieri uscenti, Negrone, Spiezia e Poppa. Arace attacca sull'opportunità di rinunciare da parte dei tre che oggi sono candidati. Pizza condivide la modalità del sorteggio e per la sua parte chiede ai candidati che lo sostengono di rinunciare. Il caso è destinato a sgonfiarsi o a crescere. In attesa delle risposte del centrodestra, lunedì si procederà effettivamente alle nomine affidate per legge alla commissione. Intanto si presenta la lista di Forza Italia. Sibilia rispedisce al mittente le critiche di Fratelli d'Italia e spiega che il centrodestra è tutto unito su Morano. Il candidato sindaco, dopo aver annunciato l'ingaggio di Diego Fusaro, assessore alla cultura, in caso di vittoria, è pronto a fare anche altri nomi di calibro nazionale. Contro un accordo di sopravvivenza mettiamo in campo un'idea di città per fare di Avellino un faro per tutto il mezzogiorno d'Italia, avvalendoci di altissime professionalità. Ieri sono stato col professor Diego Fusaro, che ha accettato e concordato con me le modalità del suo impegno come prossimo assessore alla cultura. Altri nomi importanti faranno parte della mia giunta per far diventare finalmente Avellino un grande capoluogo e non il non luogo a cui l'hanno ridotta le amministrazioni che hanno amministrato la città negli ultimi anni. Il Movimento 5 Stelle invece presenzia lungo il corso con il sindaco di Marino per illustrare la proposta del reddito di cittadinanza su scala locale. Ancora non è stata definita la platea degli aventi diritto se prima non si guarderanno i conti del comune, spiega Ciampi, che aggiunge: saremo inseriti in una rete con le altre amministrazioni a 5 Stelle di Italia. Un esempio l'abbiamo oggi, ospitiamo qui a Piazza Libertà il sindaco di Marino, una cittadina in provincia di Roma di 44.000 abitanti, il dottor Carlo Colizza. Oggi il sindaco a 5 Stelle di Marino ci racconterà come si amministra un comune con i principi, le visioni e i valori dei 5 Stelle. E un domani, quando Avellino sarà amministrata dai 5 Stelle, noi insieme a tutti gli altri sindaci italiani collaboreremo, saremo in rete tutti uniti.